I galli sono più forti che mai rispetto ai concorrenti europei, almeno quando si parla di cinema. I film francesi, infatti, hanno battuto i record sui mercati internazionali. Unifrance, l'organizzazione che promuove il cinema francese all'estero, ha reso noti con orgoglio i dati durante una conferenza stampa a Parigi. 140 milioni di biglietti venduti fuori dalla Francia nel 2012, un aumento dell'88% rispetto al 2011. Tutto questo grazie soprattutto a tre film di genere molto diverso tra loro. Al primo posto dei film francesi più visti all'estero troviamo Taken, la vendetta di Olivier Mégaton con Liam Neeson, 46 milioni di biglietti venduti. Al secondo posto, Quasi amici di Olivier Nakache ed Eric Toledano, seguito da The Artist di Michel Hazanavicius. Ma qual è il segreto di tanto successo? Risponde alla domanda Regina Chondot, direttore generale di Unifrance. Se quest'anno le vendite, o in ogni caso le entrate, sono andate molto bene, il merito è dei film. Tuttavia Unifrance cerca di mettere in atto la sua missione nel modo più intelligente possibile, trovando cioè le migliori condizioni di vendita e promozione dei film francesi quando vengono distribuiti sul territorio europeo e in tutte le altre zone. Se volete sapere qual è il segreto, penso che probabilmente sia quello che il cinema francese rappresenta all'estero. La produzione spazia tra generi molto diversi tra loro, dall'animazione al documentario, dalla commedia romantica al dramma psicologico. Probabilmente è anche un tipo di cinema introspettivo che riflette sull'individuo, sul suo posto nel mondo, e che non è fatto solo di ricerca di ritmo e azione. L'umorismo di solito si inserisce in un contesto culturale. Con il suo successo internazionale, la commedia Quasi amici dimostra il contrario. Con Quasi amici abbiamo scoperto che una commedia può varcare i confini e che si può davvero far ridere la gente delle proprie paure. È vero che in tutti i paesi del mondo ci sono persone su una sedia a rotelle che vivono nella precarietà, quindi si tratta di un tema universale. In fondo abbiamo bisogno di ridere delle nostre paure. È questo che ha permesso al film di incontrare il pubblico di diversi paesi. L'idea di fare un film muto in bianco e nero oggi non convince molto i produttori a investire denaro. Perché quindi The Artist ha avuto un successo di pubblico e di critica così grande? Penso che la vera star del film, a parte il cane, sia Hollywood. Per tutti gli amanti del cinema è un'icona, è la Mecca. Fare un film su Hollywood gli dà subito un aspetto internazionale. Il vostro successo è enorme. Questo alza molto le aspettative e la pressione su di voi riguardo al prossimo film. Come ci si salva da questa pressione? Io mi fermo e cucino dolci. Io del sushi. No, io voglio fare film. Questo non mi mette tanta pressione, anzi, mi regala un senso di libertà. È molto più facile sopravvivere a un successo che a un grosso fiasco. La stessa sera che Unifrance rendeva noti i propri successi, venivano consegnati i premi cinematografici Lumière. Riconoscimento alla carriera per Claudia Cardinale. Premiate dalla stampa internazionale le produzioni francesi in lingua francese. L'attrice spagnola Victoria Abril ha annunciato il vincitore del premio Lumière come miglior film. Amour di Michael Haneke. La coproduzione franco-austriaca ha vinto numerosi premi in tutto il mondo ed è anche candidata a 5 Oscar. Premiati anche durante la cerimonia i due attori protagonisti, Emmanuel Rivat e Jean-Louis Trintignant. Emmanuelle Rivat è nella rosa delle 5 candidate all'Oscar come miglior attrice protagonista. L'industria cinematografica francese ha tutti i motivi di festeggiare. Con 875 milioni di euro di incassi all'estero, cui si aggiungono le vendite degli home video, la Francia afferma la sua posizione di leader tra i concorrenti europei e guarda al futuro con ottimismo.